E questa volta parliamo di divertimento, perché ovviamente dopo mesi di una situazione ben pesante e angosciosa, la gente vuole divertirsi, saltino tutti i distanziamenti previsti, la gente segue questo campionato europeo di calcio, poi ci sono vari festival in corso, qui in questa regione Umbria c'è il Festival di Spoleto, l'Umbria Jazz, insomma, il divertimento. In questi video abbiamo parlato di argomenti seri, diciamolo pure, alla luce di profezie, anche delle profezie di Marcello Ezechiele Cha, il profeta che ha fondato questa comunità, si chiama Assisi Rocca Sant'Angelo, ed è però anche il tempo di parlare di divertimento, perché il divertimento fa parte della vita umana e estremamente ricorre in una delle profezie di questo profeta umbro. Eh sì, potremmo dire tante cose su questi campionati, potremmo parlare di invadenza incredibile della pubblicità, dei messaggi del governo che ci dice di vaccinarci, potremmo anche pensare alla situazione di tanti disgraziati che magari in situazioni veramente difficili si consolano se l'Italia vince. È una sorta di consolazione di gruppo, ma qui sfoceremo nella sociologia, sì, persone che dicono sì, io ho perso il lavoro, la mia salute non va bene, mia moglie mi ha lasciato, però la mia squadra vince. Uno si identifica e si consola con il gruppo, che sia squadra di calcio, che sia partito politico e così via, ognuno c'è il suo. Marcello Ezechiele Cha, in una delle sue profezie, la prima e più importante, intitolata Il Mantello, a un certo punto scriveva, e questa risale al 1981, ed è il Signore che parla nelle vere profezie: il nuovo patto non è rispettato, la legge è violata, l'alleanza è rotta ed il grande giorno è vicino. Qui siamo nel 1981. 81, quindi sono passati una quarantina di anni, questo grande giorno è più vicino di allora. Chi si diverte sia come non si divertisse, chi fa l'amore come se non lo facessi, chi litiga come se non litigasse, chi si sposa come se non si sposasse, chi compra come se non comprasse, chi vende come se non vendesse, ma gli uomini sono nella follia. Vanno dietro ai loro idoli schifosi, più si divertono e più sono scontenti, più mangiano e più hanno fame, più bevono e più hanno sete, più fanno l'amore e più hanno voglia, più dormono e più hanno sonno. È proprio la trappola della malvagità. E in questo brano di questa profezia di Marcello c'è una analisi di una vita comune in cui si parla di cose comuni e lecite, come mangiare, bere, fare l'amore, dormire, comprare, vendere, litigare, avere le cause in tribunale, divertirsi, cose lecite, però fatte tutte con distacco, sia come se chi si diverte, sia come se non si divertisse. Perché? Perché il grande giorno è vicino. Grande giorno è un'espressione che ricorre in tutti i profeti della Bibbia, a cominciare dal profeta Amos, ed è il giorno del Signore, il giorno in cui lui romperà nella storia in un mondo trasognato che va presso i suoi idoli. L'idolo può essere anche il grande calciatore o la propria squadra. Gli idoli, tutto ciò che ci diverte, ci allontana dalla meta. Qual è la meta? La felicità in Dio, o prima ancora la felicità, la salvezza in Dio, perché il punto di partenza del messaggio cristiano è che siamo in una situazione veramente di perdizione che ha portato il Figlio di Dio a calarsi, a soffrire con noi e per noi, e che tornerà però a giudicarci. Sono cose molto serie, che però non escludono altre cose. Chi si diverte sia come non si divertisse, ti puoi anche divertire. Oggi di fronte a una chiesa che è silente sulla profezia,
soprattutto sui social, noto un grande interesse su persone che in base a questo o quel santuario, a questo o quel veggente, dicono: ma la fine del mondo, la Chiesa non ne parla. Ebbene, è importante tenerlo presente che questo mondo finirà. È una brutta notizia per quelli che ci navigano molto bene in questo mondo. In attesa di quel giorno, che fare? Per uno, le istruzioni che nostro Signore ci ha dato per questi ultimi tempi. Vegliate e pregate per avere la forza di sfuggire a tutte le cose che devono accadere, dice nel santo ed eterno Vangelo il nostro Signore. State attenti e ci mette in guardia contro tre cose: alle crapole, diciamo a mangiare, bere, tutti i vari sensi. Poi dice alle affanni della vita, alle questioni economiche, che primeggiano oggi più che mai, e poi attenti alle dissipazioni. Che sono le dissipazioni? Ma dissipazioni sono, diciamo, internet, diciamo i social, diciamo tutte quelle, quella curiosità, quel curiosismo della gente a sapere sempre di più, le dissipazioni. Il divertimento può diventare una dissipazione. Ovviamente il divertimento è lecito, è dovuto, è giusto per i giovani, vabbè, man mano che procediamo nella vita pensiamo ad altre cose anche. Ebbene, attenti alle dissipazioni, cioè, e qui questa parola di sapienza che ho letto, che non nega il divertimento, no, solo che di farlo con distacco. 2 giorni si vogliono, un ragazzo e una ragazza si vogliono sposare, bene, ma attenti, siamo in una fase in cui si aspetta l'ultimo matrimonio, quello della Chiesa con il Signore Gesù che ritorna. Allora, questa ottica profetica non deve mancare, anche se sembra una cosa assurda che a proposito del campionato europeo di calcio si parli del ritorno del Signore, ma l'una cosa non esclude l'altra. E io, come credente e come un cattolico che crede siamo alla fine dei tempi, posso anche vedermi la prossima partita dell'Italia con l'Inghilterra e vederla anche gustandola, però con distacco. E scherzando un po', dico, ovviamente vinca il migliore è l'Italia, però non ne facciamo più di tanto. Le consolazioni che il Signore ci dà sono compagni di viaggio temporanei in attesa di una meta ben più importante e ben più cruciale, che è la salvezza eterna. Ricordiamoci che mentre ci si diverte, mentre pensiamo a queste cose, tante persone sono nell'angoscia, tante persone soffrono, si ammalano, muoiono, e ti lascio il giudizio comunque. Allora, ecco, seguiamo questa parola di sapienza, ci potrà essere veramente un grande aiuto in questi non facili tempi. E ringraziamo il Signore per ogni cosa, perché no, anche per una bella partita di calcio.